credo che la maggior parte di tutta la cristianità non sa qual è il testamento della madre. E quando un figlio eredita e quando vuole rendere onore a sua madre, la prima cosa che si preoccupa è quella di eseguire le sue ultime volontà, il suo testamento. E sai qual è il testamento della Vergine? Che nessuno ricorda. Fate tutto quello che egli vi dirà. E lo dice in quel momento in cui Cristo comincia a parlare. In quel momento in cui Cristo comincia a parlare, la Vergine si mette a tacere. Capito? E sono le stesse parole che dice il Padre Eterno dalla nube nel giorno della trasfigurazione. Questo è mio figlio diletto, nel quale io ho posto le mie compiacenze. Ascoltatelo, è lui. E sai cosa deve dire la Chiesa? La Chiesa deve dire una cosa sola, fate tutto quello che egli ha detto. E quel giorno che noi faremo soltanto quello che egli ha detto, e soprattutto quello che egli ha detto, allora comincerà anche l'intesa fra tutte le religioni. Il punto d'incontro di tutti gli uomini, dei cercatori di Dio. Bentrovati a tutti, abbiamo iniziato questa puntata nel ricordo di padre David Maria Turoldo, l'avrete sicuramente riconosciuto perché in questi giorni, il 6 febbraio, è l'anniversario della sua morte, 20 anni, 6 febbraio 92, dopo un cancro che lo ha messo alla prova, muore questo grande profeta, testimone, poeta dei nostri giorni, che ha cantato la pace, la guerra, il terremoto, i salmi, alcune canzoni che cantiamo anche noi nelle nostre chiese, Il Signore è il mio pastore, per fare un esempio, sono stati scritti da lui e musicati da Bepi De Marzi. Daremo subito adesso ancora la parola a Padre Turoldo perché credo possa aiutarci a vivere questo momento. Tra l'altro siamo vicini anche alla festa della Madonna di Lourdes, vedere la figura di Maria con i suoi occhi, con la sua poesia, vedere la sua concretezza. Abbiamo celebrato la giornata della memoria. Turoldo ha cantato i salmi, la morte, le tragedie, i terremoti, la voglia di pace, ha pianto per i testimoni. Lo ricordiamo perché ci dà un po' di coraggio e di speranza anche a noi. Come uomini, come donne e come Chiesa, siamo anche in attesa di accogliere il nostro vescovo, ci aiutano ancora queste parole di Turoldo che ascoltiamo. Ti dirò che io credo di aver cantato soprattutto la madre, la Vergine Madre. E ho scritto il Laudario della Vergine, ho scritto il poema L'Ave Maria, ho scritto almeno Madre, almeno tu hai creduto, ho scritto il Non hanno più vino, appunto, eccetera. E non faccio altro che, anzi, ho anche altri inediti e continuo a cantarli. Vedi, sai da dove è nata? Io quando ero ragazzo, ecco la immedesimazione che viene tra vita e fede, capito? Tra pietà, tra culto e testimonianza. Io sono un friulano, un figlio di povera, poverissima gente. Mia madre mi portava di tanto in tanto nel santuario, nella Basilica delle Grazie di Udine. E appena entrate in quella basilica c'è un altare dove c'è la Vergine Addolorata. C'era la donna vestita di nero, mia madre vestita di nero, la donna col fazzoletto agganciato, annodato sotto il mento, mia madre col fazzoletto annodato sotto il mento, la Vergine Madre sull'altare con le spade che trapassava il cuore. Mia madre ai piedi dell'altare che piangeva, che continuamente piangeva. E io che guardavo il volto della Madonna e il volto di mia madre, a un certo punto non ho mai saputo più distinguere e separare i due volti. Per me era la stessa maternità, anzi diventava il simbolo di tutte le madri del mio Friuli. E ogni volta che vedevo una madre vestita di nero e vedevo questa madre, questa creatura che tutto dava per i suoi figli, non facevo altro che pensare all'altra madre che sulla croce ha offerto il suo figlio al mondo perché il mondo fosse salvato. E quando vedevo appunto la Madonna non facevo altro che pensare a mia madre. E quando vedevo mia madre non facevo altro che pensare alla Madonna. E questo è l'intreccio che mi porta ancora sempre dentro. Credo che sia questa la calata del dogma nella effervescenza, nel fuoco e nel rovetto della propria vita.
Io ho già scritto nel mio poema proprio sulla Vergine, intitolato Ave Maria, ho scritto queste parole. Accanto, dicevo, a questa necessità di un culto più austero e controllato, c'è un'altra esigenza, quella di vedere un culto nei confronti della Madonna deviante, a volte perfino sospettabile di morbosità, con assenza a dir poco di delicatezza, poco rispettoso del silenzio e della misura in cui questa presenza è contrassegnata nei Vangeli, che non vuol dire meno amore e meno devozione, ma semplicemente richiede e direi perfino impone una particolare sensibilità. E ho l'impressione che questa sensibilità ci manca. E anzi questo libro che io dedico addirittura ai cercatori di Dio, è un libro che comincia con questo piccolo canto. Come possiamo cantarti, o madre, senza turbare la tua santità, senza offendere il tuo silenzio? Quando uno corre da un posto all'altro dietro a apparizioni, mi viene in mente proprio il Vangelo, che dice: quando troverete questi tempi e sentirete dire ecco qua il Cristo, eccolo là, non dategli retta. E dice: è nel deserto, non andateci. E nella casa non credeteci, perché bisogna credere nel Cristo crocifisso, bisogna credere nella Vergine del silenzio, nella divina taciturna, nella creatura più discreta che sia apparsa in tutti i Vangeli, e bisogna credere appunto in quello che è nella sua essenza la Vergine, e allora non viene questa specie di inflazione, di profanazione, di devozionismi sbagliati e settari. Questa è la lettura, e allora si riscopre la via della verità, perché si scopre anche la via della bellezza. E la via della bellezza è la Vergine, che ci porta appunto alla verità, che è Dio. Si tratta di vedere se noi crediamo o non crediamo, perché vedi, altro è credere di credere. Qui, prima di dire eccomi, questa è la Vergine, la creatura, è la creatura del silenzio, è la creatura dell'ascolto, è la creatura della fede, capito? Ecco, bisogna vedere se noi siamo creature del silenzio, creature dell'ascolto e creature della fede. Quando tu hai queste tre componenti, allora è chiaro che ti viene anche spontaneo dire eccomi. Si faccia di me secondo la tua parola. Ma fin quando non abbiamo queste tre componenti, che sono le componenti stesse della vita segreta della Vergine, è difficile dare risposte. Continuiamo a chiacchierare. Ecco, padre Turoldo, lo sentiremo ancora un attimino parlare prima della fine della puntata sulla povertà, ma credo che sia importante in questi pochi secondi ricordare anche alcune persone, avvenimenti di questi giorni. Un doveroso ricordo va al presidente Scalfaro, con cui io avevo avuto in vita anche momenti di dialogo molto forti, con lettere, tra l'altro proprio con l'amico Ronzone, mi aveva accompagnato in tribunale quando c'è stato l'intervento dell'Italia nella guerra col Kosovo nel 99. Io ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica proprio contro Scalfaro e D'Alema, ma devo dire che è stato poi un grande amico. Ci eravamo sentiti non tanto tempo fa al telefono, con cordialità, mi aveva confermato che l'articolo 11 della Costituzione contro la guerra era stato approvato il 24 marzo, e poi mi confidava altre cose che non è il caso di dire in televisione. Per questo lo ricordiamo come un cattolico sicuramente rigoroso, uno che ha creduto nella politica, nella Costituzione, un antifascista, nella democrazia, e spiace nel vedere un po' sia a Roma e anche sul nostro territorio che quando è stato ricordato qualcuno abbia abbandonato l'aula. Il rispetto per una persona, comunque per di più per un padre della nostra Italia, forse doveva essere diverso, e questo lo registriamo
con amarezza perché viene meno l'umanità, così come sicuramente l'umanità viene meno guardando quelle immagini dello stadio in Egitto dove al termine di una partita ci sono stati più di 70 morti, vuol dire che di strada ne dobbiamo ancora fare sia a livello politico o magari anche sportivo, non sappiamo quanto c'entri lo sport in tutto questo. Certo, le vite umane sono state calpestate, così come calpesta le vite umane il progetto degli F-35. Abbiamo avuto la visita a Cameri del Ministro della Difesa e del Presidente Cota proprio lo scorso 30 gennaio. Poi vediamo che a Torino non funzionano le caldaie dell'ospedale più grande del Piemonte, forse un po' di soldi in più per la sanità e un po' meno per la guerra potrebbe essere un segno di speranza. Allora ci salutiamo così, lasciamo subito adesso due parole di padre Turoldo e in coda a Turoldo l'intervista che i nostri giornalisti, amici del TG Viceo Azzurra TV hanno fatto, il servizio sulla festa di San Giulio al nostro vescovo Franco Giulio Brambilla che arriverà in diocesi domenica 5 febbraio. Noi ci vediamo, speriamo con Don Angelo che è a casa un po' malaticcio per la stagione, di rivederci la settimana prossima. Io sono così orgoglioso in un certo senso di essere nato povero, da gente povera, dagli ultimi del paese, tanto vero che ho fatto anche un film che si intitola Gli Ultimi, e dove narro un po' la mia vicenda, la vicenda della mia gente. Mio padre era poverissimo, ma era più grande uomo di un principe, di un presidente di repubbliche, di un re, di case regnanti. E l'uomo, non sono le cose a fare l'uomo, è la propria dignità, quindi la propria libertà, la libertà dalle cose è la base tutta dell'umanità, dell'uomo. Quanto mai informare questa sua prima uscita dalla città di Novara a San Giulio, che è stato il centro e anche la culla della cristianità del nostro territorio, Monsignore? Certo, perché il mio secondo nome è Giulio e quindi ho voluto fare come primo gesto ancora privato, segreto, di visitare le suore, ma mi hanno invitato per gli edili e i lattonieri della Vastrona, allora ho detto certamente anche loro per primi e faccio loro un augurio di serenità, di tanto lavoro e soprattutto che vadano bene con le loro famiglie, con le loro case. È stato accolto anche con un bel canto, prima Mia bella Madonnina, però poi con il canto bellissimo quello di Ciao Vastrona, che è l'inno ufficiale della Vallestrona. Quale delle due le è piaciuta di più? Questo qui perché assomiglia ai miei canti di rima, no? Quindi quelli della Valsesia. Poi si vedeva che c'era più intonazione su questo. Ecco, lei oggi ha cominciato questo viaggio con le comunità monastiche del nostro territorio. Beh, è un segno importante il suo. Certo, è un segno perché prima dell'ingresso di domenica voglio che ci siano almeno le comunità monastiche che non potranno essere presenti neppure con una rappresentanza a pregare perché l'inizio del mio ministero parta col piede giusto. Lei era già venuto sul nostro lago perché conosce bene, abbiamo scoperto che è amico di Don Giovanni Zolla. Ha qualche ricordo particolare degli anni precedenti? Sì, sono venuto l'agosto precedente il convegno, il grande convegno ecclesiale di Verona, a chiedere alle suore di pregare per me perché io avevo la relazione d'inizio e quindi volevo una marcia in più. Where are we? What the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Crop circles in the car.